La profezia ora sulla attuazione dei Vangeli, i quattro Vangeli di Gesù Cristo. Io decido che è il caso che Dio, il Dio presente in me, compia quanto è descritto nell'ultimo libro del Vangelo di San Giovanni, nel capitolo 21 dell'epilogo. Devo attuare quella parte del Vangelo profetizzata da quel Giovanni che, se io voglio che rimanga fino alla fine, a te che ti importa, o Pietro? E Giovanni rimane fino alla fine, perché per quello che descrive alla fine del suo Vangelo, attua esattamente quello che io mi accingo a fare, recandomi a Monte Silvano. Mia madre, che mi aveva impedito di andare oltre i 57 giorni di digiuno nel 1999 perché dipendeva interamente da me, oramai era morta e io dovevo chiedere nuovamente a Pietro: mi ami tu più di costoro? Così io mi recai al giornale Il Centro di Pescara e dissi loro così: nel 99 ho cercato di consegnare al Papa la risposta alla sua richiesta, ma ho avuto come interlocutori dei sacerdoti che, facendolo con passione, hanno finito per fare compassione ed essersi opposti al tentativo che il Papa sollecitava. Voi come giornalisti, se vi trovate di fronte ad un mostro, avete il coraggio di sbatterlo in prima pagina. Il mostro è quello di una chiesa che, anche quando viene sollecitata da quattro sacerdoti e 460 persone in una pubblica petizione scritta al Papa in questi termini: Santità, costui è il filosofo che doveva risponderle, l'ha presa in parola, ha rischiato e rischia addirittura la sua vita per quel coraggio cui lei lo spingeva, e ora è solo, rischia di morire. Che facciamo, Santità? C'è quel minimo di amore per chi sta facendo il suo dovere? O lo lasciamo morire? E dal Vaticano non era giunta nemmeno una risposta, nemmeno lo straccio di una risposta a questa richiesta. Come dire, questo disgraziato qui muoia pure. Solo un imbecille può avere la pretesa di portare al Santo Padre una risposta. Ma nemmeno quando è proprio il Padre Santo che la vuole. Ecco, quello che non mi era stato possibile allora, lo ripeto ora, così dissi ai giornali. E voi sarete testimoni di quello che sto facendo io. Io mi peserò ogni giorno, dimostrandovi come il mio peso cala, e voi consegnerete, voi che avete il coraggio di sbattere il mostro in prima pagina, al Papa, a Pietro, tre richieste di amore. Mi ami tu, Pietro, più di costoro? E furono tre le lettere che io consegnai al giornale Il Centro di Pescara e che il giornale trasmise a Pietro. Ma, a differenza della risposta triplice di Pietro, io ti amo,
e del triplice ordine: pasci le mie pecorelle, pasci i miei agnelli, pasci il mio gregge. Questa volta il Vaticano non rispose, perché si sarebbe dovuto verificare la stessa profezia espressa da Gesù al versetto 18, quando, dopo la triplice conferma di Pietro, sì, io ti amo, si sentì dire: in verità ti dico, quando eri giovane ti cingevi tu e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio un altro ti cingerà e ti porterà dove non avresti voluto. Questo altro sarebbe stato il pretino o il cretino posto alla fine di una lunga catena di potere, perché Pietro si sarebbe rifiutato di servire personalmente gli ultimi, li avrebbe affidati a una struttura in cui l'ultimo sarebbe stato servito dall'ultimo dell'ultimo, spesso quell'ultimo che è mercenario e tradisce il primo. Così un altro, questo altro, avrebbe risposto a una petizione fatta direttamente a Pietro, al buon pastore: c'è una pecorella che muore se tu, buon pastore, non la cerchi nel tuo gregge. Ebbene, dopo 55 giorni in cui la richiesta a Pietro fu fatta inutilmente perché non giunse risposta, io mi misi in croce, mi denudai e come Gesù Cristo mi legai in forma di croce davanti al cancello del Sacro Cuore di Pescara, con un manifesto di denuncia. Così mi ha ridotto Pietro: guardate, il Papa mangia, ma uno che si affida a lui e gli chiede aiuto e gli chiede amore è costretto a queste condizioni. Bene, vedete, non si può fare questo con chi notoriamente è buono. Si può fare con il datore di lavoro che ti affama. Quando uno che è affamato così dal datore di lavoro e si mette in croce, non viene scambiato per matto, ma trova una stampa che lo difende. Ebbene, io, essendomi opposto al rinomato buono che è il Papa con la sua struttura del Vaticano, che è proprio come disse il Papa questo nella sua enciclica, la prima, sull'amore di Dio: quando uno Stato non segue le ragioni dell'amore è una banda di ladri. Così fu il Vaticano con me. Si comportò come una banda di ladri. E ancora una volta io centrai in pieno questa mia profezia. La centrai addirittura realizzando le condizioni per il quale Giovanni sarebbe stato chi sarebbe rimasto fino alla fine, perché avrebbe raccontato proprio questo fatto che sarebbe successo a me. Io subii le conseguenze di un ricovero coatto nell'ospedale di Atri per vedere se le mie condizioni di salute mentale erano valide. Sarei rimasto un mese esatto in questo ospedale e ne sarei uscito con la prognosi di un momento di esaltazione della mia mente. Se fossi stato non uno che agiva nella fede, ma fossi stato semplicemente un operaio affamato dal suo datore di lavoro, non sarei finito in ospedale con una indagine per vedere se forse ero matto. Ma qui, in relazione a quello che accadde in questo ospedale, c'è l'ennesima profezia valida. Infatti io tutte queste cose le spiegai ai dottori,
E la dottoressa a un certo punto mi disse: ma tutte queste prove che lei ha sono tutte prove di disastri che succedono. Non è possibile una volta tanto avere una risposta che non sia così crudele? Io infatti avevo spiegato che ero stato costretto a fare questo perché avevo la necessità di dare al Papa una risposta prima che passassero i 7 anni da quel 21-12-2012 che poteva essere la fine del mondo. C'erano ancora 7 anni di vacche grasse da poter sfruttare prima delle 7 vacche magre che sarebbero venute dopo. E io volevo dare a Pietro quello che Giuseppe aveva dato al faraone, il modo di riempire i granai. E i dottori mi dissero: vabbè, il 26 vedremo cosa succede. E cosa successe? Lo pubblicò e lo appresi dalla televisione. Un ragazzo in Italia che aveva avuto brutti voti a scuola, era fuggito di casa e la famiglia lo cercava. Questo ragazzo si chiamava, bisogna che io recuperi i fogli perché non mi ricordo più, si chiamava Daniele di Dio. Così ho scritto io sul libro Le 42 cifre del nome segreto di Dio. Chiuso all'ospedale, non ha potuto vedere il Papa prima che scadessero i 7 anni di vacche grasse, che ancora ci sarebbero prima dell'Apocalisse, che ci sarà il 22-12-2012. Dice che c'è e ha affermato ai medici, che possono attestarlo, che ci sarebbe stato un segno e che esso c'è stato puntuale dei tempi oramai scaduti. Il ragazzo Daniele di Dio è rientrato a casa di Dio dopo essere fuggito per 3 giorni. Dio avrebbe con ciò decretato il tutti a casa di Dio. In questo giorno io avevo 24.803 giorni di vita che indicano la pienezza del tempo, 24.000, la realtà complessa, positivo-negativa del mio essere santo e lì in ospedale, 800, e tutta la Trinità 3 che era nella mia persona. In questo 22-12-005, al 22-12-0012 della venuta della fine di sto mondo, mancano in questo giorno 2557 giorni che indicano nel 2000 tutto il complesso unitario 1000 più 1000, nel 55 volte 10 l'attività divina del 2, del doppione, per 10. Del romano mediatore a 5 più 5 dita, pienamente libero, 7. Dunque era sì il tempo pieno, il limite dei 7 anni di vacche grasse che vi erano ancora di residuo. Come vedete, tutta questa storia, conclusa quando infine fui dimesso dall'ospedale, è stato sia una profezia confermata dal Vangelo, sia una profezia successiva confermata da quanto accaduto a Daniele di Dio.